Rai TG, buongiorno e benvenuti. Si dice che il sistema fa acqua da tutte le parti, ma che cosa si intende esattamente? Non pagato alla voce acqua da 3,8 miliardi di euro, più o meno come l'IMU sulla prima casa, a non saldare le bollette il 4,3% degli utenti, vale a dire quasi uno su 20. La fotografia è stata scattata da Feder Utility in un rapporto che si concentra proprio su chi, a 24 mesi dall'emissione, a saldare il conto non ci pensa proprio. Se scuole, ospedali e carceri infatti sono tutti servizi di pubblica utilità che per legge non devono rimanere a secco, le aziende che gestiscono la rete idrica non possono neppure intervenire sul privato, tagliando l'acqua ad un singolo condomino moroso, perché altrimenti bisognerebbe tagliare la fornitura all'intero stabile. Così ritardi e mancati pagamenti si sommano fino a scavare un buco che diventa col tempo sempre più profondo. Diciamo che questa delle bollette non pagate è soltanto una delle questioni che riguardano il tema di oggi, che è il tema dell'acqua, che tra l'altro costa cara. Secondo dati diffusi dall'Unione delle Camere di Commercio Italiane, l'acqua è rincarata del 7,4% nell'ultimo anno, e quindi è chiaro che i costi dei disservizi ricadono inevitabilmente su quelli che le bollette le pagano. Andremo verso anche una nuova tariffazione. Che cosa cambierà però in realtà per noi cittadini? Questo ce lo spiegherà Cecilia Gatti dell'Autorità per l'Energia. Buongiorno, benvenuta Fuori TG. Buongiorno. Ne parleremo più tardi. In sostanza loro hanno introdotto un nuovo criterio che però non è ancora a regime. Già è arrabbiato Pietro Giordano, presidente di Consum. Buongiorno, buongiorno, bentornato a Fuori TG. Buon anno, visto che ci siamo. E sentiremo anche gli effetti del referendum, sì. Vorrei sentire di Pietro Giordano, non subito però, no, prima c'è bisogna. La redazione internet, dunque voi telespettatori, Giancarlo Costinelli, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Allora, dopo il referendum l'aumento della bolletta idrica è accettabile, a patto che la gestione sia a mano pubblica, prima opzione, se non crea profitto per l'ente gestore, oppure per migliorare la rete e la qualità dell'acqua. Sentiamo qualche commento. Patrizia dice: più che chiedersi in quale contesto sia accettabile l'aumento della bolletta, credo che le tasse che stiamo già pagando debbano far sì che l'acqua resti un bene comune ed accessibile a tutti. Lilli e Nancy sono categoriche: non è accettabile e basta, dicono. Infine Alba: niente aumento, sfruttiamo l'intelligenza e la fantasia degli italiani perché il sistema idrico funzioni con i mezzi che si hanno. A voi. Bastasse questo, diciamo, saremmo tutti a posto. Grazie alla redazione internet e anche alla fantasia dei nostri telespettatori. Cominciamo dal nord, cominciamo da Bergamo, dove l'acqua è amara. Eugenia Nante. Questa è la cosiddetta fontanella che viene chiamata la Vedovella di Bergamo, dove tutti i bergamaschi qui bevono l'acqua fresca d'estate. Però questa adesso è un po' l'acqua un po' amara. Perché? E perché con gli aumenti che avremo in corso costerà più del vino quasi. Già, acqua amara a Bergamo, perché da 2 anni gli aumenti in bolletta si fanno sentire, e come? Il primo colpo sul costo dell'acqua è avvenuto a metà del 2012, quando la tariffa della pura acqua è aumentata di quasi il 75%. E con la nuova bolletta sta per arrivare un 10% in più, addirittura con effetto retroattivo. Insomma. Costa un buon 30% in più, eh? Perché, così, secondo lei? A parte gli sprechi, a parte le motore di una volta, a parte il tutto, poi c'è dentro anche un discorso di guadagni, insomma, ecco. Rispetto a quello che lo usiamo, paghiamo, è sproporzionato. Cioè, in quanti siete in famiglia? Siamo 2 adulti e una bambina di 2 anni. Quanto pagate in media? In media sui 500 euro. All'anno? Sì. Cioè, ma è tanto. Tantissimo. Il problema è che all'Uniacque, l'SPA che gestisce oltre a Bergamo il sistema idrico di 166 comuni su 244 della provincia, servono 65 milioni di investimenti per mettere a norma, come chiede l'Europa, impianti e depuratori. Per quei depuratori negli anni in bolletta il contribuente ha sempre pagato l'addizionale per fognatura e depurazione, anche se non c'erano gli impianti. I soldi di queste trattenute, chiamiamole così, sono stati accantonati dal lato, la quale proprio l'anno scorso li ha passati ad Uniacque. Quindi investimenti in parte già pagati dai cittadini, dicono le unioni dei consumatori. E poi c'è il problema che qui l'acqua è pubblica per 2/3 della provincia, perché 78 comuni si gestiscono da soli. Ci sono quei comuni che non fanno parte
diciamo di Uniacque, che non sono dentro Uniacque, che dovrebbero anche loro farli questi investimenti. I cittadini che abitano nei 166 comuni di Uniacque pagano anche impianti che verranno a beneficio diretto di qualcuno che non aderisce a Uniacque. E più si è insieme, magari meno si paga. La rivoluzione si fa in tutti, non uno di qua, uno di là. Se si fa, se non si fa, si va avanti così, purtroppo. Dunque, cominciamo da qua, Cecilia Gatti. Che cosa sono queste ATO? Chi è dentro, chi è fuori? Perché chi è fuori viene ad avere anche i benefici di quelli che sono dentro a questo pezzo di territorio? Le ATO sono delle autorità d'ambito ottimale, erano state definite dalla legge Galli a metà degli anni 90 e sono quei soggetti che gestiscono le concessioni tra i soggetti gestori, in questo caso parlavamo di Uniacque e i comuni che danno servizio in concessione, e devono definire e approvare le tariffe che i gestori propongono sulla base dei criteri, questo avviene dal 2012, che l'autorità definisce. Per quanto riguarda il caso di Bergamo, attualmente non sono ancora, è appena arrivata nei giorni recentemente, la scorsa settimana, la proposta definitiva per la definizione delle tariffe del 2012 e del 2013. Erano arrivate una prima proposta, ma a cui mancavano dei dati, era stata chiesta un'integrazione, e quindi non sono ancora state definite le tariffe definitive, ottimali, diciamo le tariffe di per il 2012 e il 2013. Allora, sulla base di che cosa vengono emesse queste bollette? Sulla base di previsioni? Sulla base di quello che era il precedente metodo tariffario e di previsioni, ma devono essere prima approvate con un atto da parte dell'autorità d'ambito e poi ricevere una sorta di benestare da parte nostro che verifica la conformità di queste tariffe con tutti i criteri e soprattutto anche un vincolo per cui queste tariffe non possono aumentare più di tanto anche in presenza di necessità per investimenti. Mi dica solo questo e poi andiamo avanti. Se si dovesse capire che hanno diritto a un rimborso i cittadini, in che tempo gli arriverebbe questo rimborso? Allora, il rimborso arriverebbe nei tempi successivi. Diciamo che per ora quello che è stato definito sono anche relativi alle partite pregresse, che non vengano addebitate le partite pregresse. Si dovrà definire anche una tempistica per tutti i rimborsi. Allora, sono tanto più cari quanto più è grave la questione della depurazione. Questo è il punto, Giordano? Sì, la depurazione è anche la situazione che è un colabrodo della rete idrica. La media, alcuni dicono il 30, come l'autorità, ci sono alcune statistiche che dicono il 40, di perdita dell'acqua con tutto quello che ne consegue. Noi pagheremo, e purtroppo questo è il referendum, come tutti i referendum poi alla fine hanno un esito che poi alla fine paga sempre pantalone, cioè i consumatori. Nel senso che è stato disatteso, lei dice? No, è stato disatteso. Quel tipo di referendum, annullando il 7,50% e annullando il pagamento direttamente dal pubblico, ha portato gli oneri sulle bollette. Poi io affermo che dovremmo fare una discussione con la EGE e trovare delle soluzioni per cui chi è più debole economicamente, e sta lavorando anche la EGE su questo, paghi molto di meno rispetto a chi è più forte. Però in questa Italia purtroppo poi tutti i referendum hanno un esito che poi alla fine è una sorta di boomerang che si ritorce sempre sul consumatore. In questo caso noi avremo 65 miliardi nei prossimi 30 anni che dovremo investire, e i soldi li prenderemo sempre da pantalone per mettere mano alla rete e depurazione. Ultimissima cosa, prima del prossimo servizio, questo referendum dava anche diritto ad un rimborso. Perfetto, quando anche arriva... lì saranno rimborsi biblici, perché su questo già chi sta gestendo, non dico i nomi delle aziende, chi sta gestendo si lamenta perché dover restituire quel 7,50 per loro è molto, ce n'è una famosa a Roma che si lamenta, la conosciamo tutti, ecco, dovranno restituire questi soldi in una situazione in cui queste aziende spesso, diciamo, non è che vivono, che sono, hanno i bilanci in attivo. Allora, questa situazione dei bilanci in attivo, in passivo, della crisi economica, tocca tutte le aziende, anche le grandi aziende pubbliche, anche le aziende sanitarie, gli uffici pubblici, alcuni di questi non pagano la bolletta dell'acqua. E che cosa succede, Lara Nicoli? Gli italiani non pagano la bolletta dell'acqua e ci creano un danno a loro stessi, perché la tariffa dell'acqua serve innanzitutto a rinnovare delle infrastrutture vetuste
senza le quali creeremo un danno ai nostri figli. La spesa media di una famiglia italiana per la bolletta dell'acqua annua è meno della metà di quella elettrica, eppure le bollette idriche non pagate sono 4 volte superiori. Un buco nell'acqua da circa 4 miliardi di euro, secondo quanto registrato solo nel 2012 da FederUtility, la federazione che accoglie circa 300 delle oltre 1000 imprese che gestiscono l'acqua. Ma chi è che non paga le bollette? Si tratta in grossa parte di utenza domestica, ma anche la pubblica amministrazione ha un discreto impatto. Se in una casa privata non risulta pagata la bolletta dell'acqua, prima o poi il gestore sospende l'erogazione. Non è così per gli enti pubblici, come scuole, ospedali. Sicuramente registriamo un rallentamento, anche perché naturalmente tutte le utenze della pubblica amministrazione evidentemente non possono essere sospese. Per esempio l'amministrazione della giustizia, le carceri pagano con enorme ritardo e naturalmente si tratta di utenze non disalimentabili. Insomma, dati i tempi di crisi, gli enti pubblici, sapendo che non corrono rischi, non pagano le utenze idriche o le pagano con ritardo di almeno un anno. Ma quanto costa l'acqua? In Italia il costo medio è di 1 euro al metro cubo, cioè ogni 1000 litri. In Germania circa 4 euro, in Francia 3, in Danimarca più di 6 euro al metro cubo. Ma a fronte di un costo maggiore, gli altri paesi europei investono molto di più per ammodernamenti e impianti di depurazione. In Francia e Germania si investe circa 100 euro ad abitante, in Danimarca 120 euro e in Italia meno di 30 euro. In particolar modo, come sappiamo, l'Italia per una grossa parte, circa il 30% della popolazione, non ha il servizio di depurazione. Questo, oltre a infrangere le regole comunitarie con dei possibili pesanti sanzioni all'Italia, ma al di là di questo soprattutto è un danno continuo all'ambiente e alle generazioni presenti e future. Questo però che vuol dire, Cecilia Gatti? Che allora dovremmo essere anche disposti a pagare più cara l'acqua a fronte di migliore servizio di depurazione? Allora, intanto come autorità abbiamo cercato con il metodo transitorio, quello che ha riguardato la definizione delle tariffe per il 2012-2013 e adesso la sua estensione per anche il 2014-2015, di andare a definire delle tariffe che riconoscano i costi effettivi, quindi con un riconoscimento ex post, e soprattutto riconoscano gli investimenti nel momento in cui questi entrano in esercizio, non l'idea di realizzare un investimento, ma un investimento effettivo. Tant'è che comunque l'incremento che c'è stato nell'ultimo anno per le bollette dell'acqua dei 20 milioni di cittadini che sono state già approvate hanno visto un incremento medio nell'ultimo anno solo del 2,7%. È chiaro che l'esigenza di investimenti per far fronte a un sistema infrastrutturale del settore che ha un bisogno estremo di investimenti non può ricadere solo nelle bollette, nelle tariffe. Ecco, io ho letto delle previsioni che parlano di un ulteriore incremento previsto per il 2014. Allora, l'incremento del 2014 non può essere superiore a un tetto che è fissato, che si attesta intorno al 6-6,5%. Tuttavia bisognerà trovare, proprio per finanziare tutti questi investimenti, anche dei sistemi alternativi che vadano al di là delle esigenze che ci sono in bolletta, quindi delle esigenze e del gettito che si può recuperare dalle bollette, andando a individuare delle altre forme di agevolazione per trovare appunto sostegno per gli operatori per realizzare tutti questi investimenti, anche perché la situazione delle perdite di rete, il sistema nostro di potabilizzazione e depurazione ha necessità di andare incontro. Allora, Giordano, quale potrebbe essere un'altra strada invece? Se non li prendiamo dalla bolletta, da dove li prendiamo questi soldi per sistemare la rete idrica? Io non è per fare il pessimista, ora l'AIGE sta facendo il possibile, però la matematica ha la testa di legno, nel senso che ci vogliono 2 miliardi all'anno per porre rimedio nei prossimi 5 anni ci vogliono 25 miliardi. Il referendum ha annullato la partecipazione privata e quindi è tutto pubblico. Quindi anche se si fanno i certificati blu, faccio l'esempio, in ogni modo o direttamente o indirettamente noi avremo un onere aggiuntivo. C'è una cosa che fa sperare, fortunatamente finalmente non si paga ex ante, ma si paga ex post. Cioè una volta che si è verificato che faccio l'investimento
Io spero che si facciano prima degli acconti, perché non è che basta l'inizio dei lavori, perché sappiamo l'inizio dei lavori come funziona in Italia, no? Ecco, perfetto. Ecco, quindi che ci sia, diciamo, una progressione dei lavori e pagamenti a progressione fino alla chiusura, se no poi intervengono le varianti in corso dopo e diventa un problema ancora superiore rispetto a quello che abbiamo adesso. Ma tornando, però il 6,5%, il 6% ci sarà, più ci sarà. È un fatto però che l'acqua costi più cara anche in posti dove viene servita peggio, dove addirittura non è potabile. Perfetto, e questa è la grande disuguaglianza, perfetto diciamo che non è perfetto, proprio per niente. È la grande disuguaglianza tra varie aree del nostro paese, quindi alcuni criteri e poi la verifica su questi criteri, non sui criteri, ma sull'applicazione dei criteri, spesso diciamo non sono nei poteri dell'AIGE, o perlomeno sono nei poteri dell'AIGE, ma è difficile controllare tutti i comuni di questo benedetto paese e rispetto a... Sul Reggio Calabria avete qualcosa? Purtroppo da Reggio Calabria non sono ancora arrivate le proposte tariffarie per il 2012-2013. Quello che come autorità stiamo cercando di fare è anche aver aperto un'indagine, un'istruttoria che si svolgerà nel corso di questo primo semestre, per andare a vedere i corrispettivi, l'articolazione tariffaria e le agevolazioni che oggi ci sono. Riuscire a capire se anche gli elevati tassi di morosità sono riconducibili a un problema di agevolazioni, quindi per andare a segnalare a governo e Parlamento eventuali necessità di introduzione di bonus. Allora vediamo, prima di arrivare ai bonus, vediamo com'è la situazione oggi a Reggio Calabria, quanto costa cara l'acqua a Reggio Calabria rispetto ad altre città d'Italia. Fabrizio Feo. Se le tariffe nazionali e locali per i servizi volano, destinate come sono, secondo l'analisi di Unioncamere, a crescere anche nel 2014 e nell'ordine del 3%, più del doppio dell'inflazione, quelle dell'acqua potabile sembrano dirette praticamente verso le stelle. In base ai dati rilevati, nello scorso ottobre la corsa del prezzo dell'acqua potabile ha toccato un aumento del 7%. È necessaria maggiore trasparenza per capire come, ad esempio, sia possibile che in luoghi dove la qualità dell'acqua e della fornitura idrica è spesso inaccettabile, i prezzi siano anche così alti, come ad esempio a Reggio Calabria. Rispetto ad altre città, anche della stessa Calabria, abbiamo un costo doppio, 100 metri cubi di acqua che corrispondono a 198 euro, costano a Salerno 48, a Napoli 60 e via a Parma 95. A fronte di costi elevatissimi dell'acqua sul Reggio Calabria, abbiamo una qualità pessima in quanto non potabile, in quanto salina, e non è solamente riferita a qualche zona, ma è riferita diciamo all'80% della città e delle frazioni naturalmente. Tubi che si rompono periodicamente qua e là, quartieri che a turno restano senza acqua, proteste dei cittadini. La nostra rete di acquedotti ha in media 35 anni di vita e perde un terzo dell'acqua. Così, secondo l'autority del settore, nei prossimi 5 anni serviranno 25 miliardi di euro di investimenti per ammodernare le infrastrutture e superare le carenze croniche nel settore idrico, che non sono comunque un problema solo del Mezzogiorno, Sicilia, Campania e Calabria in testa. Ed è vero comunque che tra dighe rimaste incompiute o completate ma con molte carenze e condutture che non funzionano, non ci sono o sono vecchie e bucate, la rete idrica calabrese ha conquistato poco invidiabili record negativi. L'acqua che non viene pagata da chi non paga e l'acqua che non viene pagata da chi ruba l'acqua, va bene, viene scaricata sui contribuenti, sui cittadini onesti. Un recente studio di Cittadinanza Attiva quantifica nel 40% la portata d'acqua che si perde prima di arrivare ai rubinetti delle case calabresi. Il record negativo assoluto a Cosenza, il 68%. Allora, questi dati sconfortanti, redazione internet prima dei saluti, Giancarlo Costinelli. Allora, chi ci segue dimostra di essere paziente e anche molto fiducioso, infatti è disponibile a pagare di più la maggioranza, il 54%, a patto che servano i soldi per migliorare la rete e la qualità dell'acqua. A voi.
Ecco, grazie, grazie anche ai nostri telespettatori per questa risposta. Giordano, la vogliamo commentare? Beh, come al solito i consumatori sono molto più responsabili di chi ci governa in questo caso. E, ecco, torniamo alla qualità. I consumatori sono disponibili a spendere un po' di più se c'è una qualità. Si arrabbiano, e hanno ragione profondamente, quando continuano gli aumenti, ma il servizio è sempre di pessima natura. Gatti, soltanto sui tempi vorrei sapere, voi avete proposto queste nuove tariffazioni, quando capiremo se avremo vantaggi come utenti da questo? Nel corso del prossimo anno. Ci rivediamo verso la fine dell'anno, dunque grazie a Cecilia Gatti, grazie a Pietro Giordano, grazie a voi telespettatori, noi torniamo sempre in onda domani, sempre qui su Rai 3 alle 12:25, arrivederci a domani.